palla a sinistra. In area di rigore, fino in fondo, la deviazione di Egizi, poi si salva l'Atletico Fiumicino, prosegue l'azione, da fuori il tiro, deviato, sarà calcio d'angolo. Molano servito da Matozzo, va da Lefebvre, gli rende un gran pallone, deve distendersi, stavolta Egizi, salgono i giri del Cotton. Non chiede un fallo di mano quelli del Cotton, palla respinta dall'Atletico con il petto, allora ancora Molano a prendere la mira, Egizi con mani sicure. Che poi trasforma l'azione da difensiva in offensiva, correndo sulla sinistra, la riesce a dare, ancora a Molano, stavolta col piede, Egizi, Molano alla seconda chance, la dà dentro, il Cotton gigioneggia in area e poi segna dopo una grande azione, palla a terra, l'ha messa dentro Blandino, 1-0 Cotton. Che per ora, nonostante tantissime assenze, sta giocando in estrema scioltezza, ce lo stava confessando con estrema sincerità ed umiltà il presidente dell'Atletico Fiumicino, Patrizio Mastropietro, quando Molano ha provato a buttare giù la porta, non c'è andato lontano, palla alta. Molano contrasta sul passaggio abbastanza telefonato dell'avversario e prova a spingere il contropiede, andando dentro da Forcina, lato corto, controlla, doppio passo, ancora fuori, Molano, l'appoggio, Matozzo, il sinistro fuori, incredibile. E in carica, occhio a Ferri. L'appoggio fuori, lo schermo di Molano, oggi perfetto in quasi tutte le sue giocate ed è ancora lui a chiudere, poi a stoppare ed in mezzo a due a lasciarla lì, ma ha subito fallo, che prestazione oggi di Molano. Molano, con spazio Molano, da Forcina, doppio passo di Forcina. Ancora lui, prova ad entrare con un due tocchi di suola, poi il tiro, la stoppa Molano, Egizi, ma la palla entra sul tacco del 24 che corona una delle sue più belle prestazioni col gol del poker.